Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura parliamo di ricostruzione, tempi più stringenti per comuni e cittadini, così da velocizzare la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma e quanto annunciato dal commissario Legnini, il quale prima della fine dell'anno firmerà nuove ordinanze. Giuseppe Dintino. I tempi della ricostruzione li decide lo Stato. Questo quanto contemplato in una delle ordinanze che il commissario Giovanni Legnini firmerà entro la fine dell'anno. Dal 2022 il cronoprogramma per la ricostruzione dei centri storici devastati dal terremoto sarà stabilito in maniera centralizzata, piuttosto che dai singoli progettisti. Legnini incontrerà i sindaci ad inizio anno. A noi lasciamo liberi, è giusto lasciare liberi i cittadini di scegliere, di decidere, di fare ciò che vogliono. Ma se lo Stato deve investire somme enormi per ricostruire questi centri storici, beh, dopo 5 anni è giusto che i tempi, i programmi, li detti lo Stato che finanzia questi interventi. Non che lo decidano, e vengo all'altra domanda, i tecnici. Tra Abruzzo, Umbria e Marche sono circa 60.000 gli edifici da dover ricostruire. I progetti presentati però finora sono stati solamente 29.000. Per convincere coloro che al momento non hanno interesse nel recuperare la propria casa, Legnini ha stabilito al 30 giugno il limite massimo entro cui presentare i progetti. Chi non lo farà rischia di perdere il contributo di autonoma sistemazione e anche chi è nelle casette SAE potrebbe essere sanzionato, probabilmente dovendo pagare un affitto. Devono presentare i progetti. Mi sembra che dire entro giugno dovete presentare i progetti a chi sta fuori casa non è una, diciamo, una forzatura o una minaccia. Ci sarà una sanzione anche per chi non lo farà. Chi non lo farà entro il 30 giugno, noi non lo facciamo decadere dal contributo per ricostruire. Non è giusto. Non me la sento di farlo. Di farla questa cosa, ma d'accordo con Fabrizio Curcio, con l'ingegner Curcio che gestisce queste cose, si prevederà nell'ordinanza che firmerò al massimo entro il 31 dicembre, perché aspettiamo l'approvazione della legge di bilancio, si prevederà la sospensione del CAS. Non presenti il progetto, non percepisci più il CAS, oppure paghi il canone. Cioè, presenti il progetto, torni a percepire il CAS e a prenderlo. Mi sembra una cosa ragionevole perché noi abbiamo il dovere anche di curare l'economicità dell'azione amministrativa. A seguito dei terremoti sono stati stimati danni per 26 miliardi di euro, a disposizione ce ne sono 14. Riusciremo ad andare avanti per qualche anno, ha detto Legnini. Grande attesa nel 2022 per i fondi del PNRR, che nella fascia appenninica serviranno anche per colmare il digital gap, per le infrastrutture e per 4 centri di ricerca, frutto di un accordo tra gli 11 atenei del territorio. Il commissario è soddisfatto per la proroga in legge di bilancio del superbonus al 110% per le aree terremotate fino al 2025, ma mancano alcune questioni che spero saranno contemplate nel milleproroghe, ha detto Legnini. Ovvero la proroga della sospensione dei mutui per privati e comuni e il rimborso della Tari per i comuni. Nelle aree colpite dal sisma nel 2021 sono stati aperti 5.000 cantieri, di cui 2.585 sono stati ultimati. Faceva propaganda jihadista inviando video e foto su WhatsApp e pubblicandoli sul suo profilo Facebook. Su richiesta della Didia dell'Aquila, accolta dal giudice, è stato arrestato il 31enne pakistano Faiz Arslan per istigazione a delinquere. Il giovane residente a Francavilla al Mare era stato già colpito ad agosto da un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Chieti. Vediamo. Avrebbe inoltrato via WhatsApp video e fotogrammi di propaganda jihadista, palesando una esplicita attività di istigazione a commettere i delitti di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo ed attentati terroristici. I carabinieri del ROS hanno eseguito lo scorso 15 dicembre a Bari un decreto di fermo disposto dalla DDA dell'Aquila nei confronti del 31enne pakistano Arslan Faiz. Il fermo è stato convalidato dal giudice e il competente GIP dell'Aquila su richiesta della Procura.
ora ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare a carico del Faiz con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Le indagini hanno documentato un rapido ed intenso processo di autoradicalizzazione islamica che aveva assunto connotazioni estremiste di natura salafita e una continua attività di propaganda apologetica tramite Facebook, consistente in post e commenti a favore dei metodi terroristici e delle vittorie delle milizie talebane. Lo straniero, già residente a Francavilla al Mare da circa 3 anni e impiegato come autolavagista, era stato precedentemente colpito, in data 18 agosto scorso, dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per ordine e sicurezza pubblica emesso dal prefetto di Chieti e si trovava perciò in attesa dell'esecuzione del rimpatrio coattivo. Cambiamo pagina, trend dei ricoveri in aumento in regione, nelle ultime 2 settimane è raddoppiata l'occupazione delle terapie intensive per Covid, in particolare a Chieti sale il fronte dei contagiati bisognosi di cure ospedaliere. Il dato preoccupante è che l'80% dei pazienti che hanno quadri respiratori gravi sono non vaccinati. Il direttore della clinica di malattie infettive, Jacopo Vecchiet, parla di grave responsabilità per chi scredita i vaccini. Senia Secondi. Qual è la fotografia epidemiologica che abbiamo attualmente considerato il suo reparto? Ma questi numeri vanno sempre messi a confronto con i giorni precedenti, quindi direi che il lato negativo di questi numeri è che non sono in assoluto alti, ma che abbiamo visto un trend in aumento. E siccome una percentuale di quei pazienti che viene riscontrata positiva sul territorio ha bisogno poi di cure in ospedale, noi abbiamo visto una progressione anche dei ricoveri di pazienti che hanno l'insufficienza respiratoria e quindi hanno bisogno di supporto di ossigeno. Adesso quanti casi di varianti le ha qui in reparto e soprattutto che tipologia di pazienti ci sono? Ma guardi, io direi che la tipologia si suddividerei in due grossi elementi, cioè il vaccinato e il non vaccinato. L'80% dei pazienti che hanno quei quadri respiratori che noi non avremmo più voluto vedere e che purtroppo siamo costretti, sono in soggetti che purtroppo non hanno fatto la vaccinazione. E quindi i quadri clinici sono molto simili a quelli che noi vedevamo l'anno scorso. Nel soggetto vaccinato la clinica è un po' diversa, le terapie sono anche più funzionali, anche il supporto di ossigeno è meno importante e soprattutto abbiamo pazienti vaccinati che si rivolgono all'ospedale per altre motivazioni, non per l'insufficienza respiratoria. Per quanto riguarda invece il suo appello a chi magari avesse ancora dubbi per la vaccinazione? Ma guardi, la mia esperienza personale, che poi è quella che hanno fatto chiunque si occupa di questa patologia, è che il vaccino ha un valore protettivo enorme. E il fatto che sia utile fare la terza dose deve rafforzare nell'idea che questo vaccino funziona e chi scredita la vaccinazione secondo me commette un grave errore nei confronti dei singoli che poi si ammalano, ma nei confronti della collettività, perché di nuovo la saturazione dei posti letto in ospedale possono far cambiare i colori rispetto all'intensità di non potersi muovere. Quindi è una grave responsabilità. Segretario e consiglieri regionali del partito hanno stilato un bilancio dell'attività del PD nel 2021. Secondo il capogruppo in regione Silvio Paolucci, pur nel ruolo di opposizione, il partito ha dato importanti risposte ai grandi temi e poi l'attacco al presidente Marsiglio non ha mantenuto la promessa di abbassare le tasse. Ascoltiamolo. Un bilancio, quello del 2021, positivo per quanto riguarda il Partito Democratico e ovviamente il Partito Democratico abruzzese. Il Partito Democratico è tornato ad essere, secondo i rilevamenti, il primo partito, ma soprattutto è stato un partito vicino ai grandi temi e alle grandi questioni, dando risposte. Il partito della salute, del lavoro, del PNRR, il rapporto con l'Europa che si è finalmente invertito, del rilancio, della ripresa e ovviamente a favore e a fianco della scienza per combattere insieme questa pandemia.
così anche in questa regione, nel combattere un presidente, il presidente Marsilio, che a volte di circostanza è troppo spesso più il presidente di Fratelli d'Italia che il presidente della regione Abruzzo, per le sue dichiarazioni, le sue affermazioni sulla salute, sulla questione dei Novax, sulla questione relativa alla sanità dove sta producendo un debito e ribalta sempre le responsabilità al governo. Ecco, un lavoro oggi di opposizione, ma che ha anche costruito, come i risultati dalle provinciali alle amministrative comunali hanno dimostrato, e che ovviamente rilancia un progetto nuovo per il 2022. Viene meno la più grande promessa elettorale del governo Marsilio. Avevano promesso, con una norma inserita peraltro a inizio 2020, che avrebbero tagliato le tasse. Ecco, gli abruzzesi possono ormai dire addio a questo taglio delle tasse, perché è questa la gestione di chi vuole assolutamente prenderci in giro, come il governo Marsilio ha dimostrato in questi mesi. L'operazione di carattere nazionale Atlantide sulla sicurezza del pescato e sui controlli della filiera ittica ha interessato anche la Capitaneria di Porto di Ortona con i suoi uffici di Vasto e Francavilla. I controlli effettuati nel mese di dicembre nella provincia di Chieti e coordinati a livello regionale dalla Direzione Marittima di Pescara hanno permesso di registrare ad oggi 94 verifiche che hanno portato a 12 sanzioni per un importo complessivo di quasi 15.000 euro, oltre al sequestro di 75 kg di prodotto ittico risultato non conforme. Inoltre, in due casi specifici sono state altresì rilevate carenze igienico-sanitarie per le quali è stata inviata apposita segnalazione alla competente ASL per i provvedimenti del caso. Parte del prodotto sequestrato è stato devoluto in beneficenza a locali associazioni caritatevoli previa attestazione della idoneità al consumo umano da parte dei veterinari della ASL. Si chiude positivamente il bilancio 2021 della provincia di Teramo, spesi a favore del territorio 40 milioni di euro in viabilità e infrastrutture. In programma sono già disponibili circa 180 milioni di euro per nuovi investimenti. Tania Bonici Castelli. Per la provincia di Teramo il 2021 si chiude con un bilancio di opere realizzate e di finanziamenti intercettati molto positivo. Sono stati immessi nell'economia locale oltre 40 milioni di euro. Nella programmazione pluriennale ci sono complessivamente circa 180 milioni di finanziamenti da spendere. Per il presidente Diego Di Bonaventura i dati parlano da soli. I dati sono incontrovertibili e nel 2021 sono stati immessi sul territorio come opere fatte 40 milioni di euro di opere fatte sul territorio. Questo è il dato che è incontrovertibile. Arriveremo nel 2022 a fare quelle altre richieste che abbiamo in corso. Questo è quello che abbiamo fatto. Io devo ringraziare la mia squadra e tant'è il frutto anche delle elezioni provinciali e il buon lavoro fatto. Questi dati sono anche il frutto delle elezioni che abbiamo vissuto, perché i consigli comunali hanno percepito realmente quello che noi gli dicevamo e quello che abbiamo fatto sui territori, hanno visto con le mani la percezione, dico io, di quello che abbiamo detto, e il riscontro è stato palese nella mia squadra, tant'è che il 70% è stato riconfermato sui banchi del Consiglio Provinciale. Abbiamo, e l'ho detto, le tre linee parallele, la visione strategica, l'ordinario, 40 milioni di interventi sulle strade, e lo straordinario, la visione strategica. Bilancio positivo e dati eccellenti, ma c'è una spina nel fianco della provincia di Teramo, ancora lì e dolorante. Sono gli impianti sciistici di Prati di Tivo, non ancora funzionanti. Abbiamo l'unica, e io lo dico perché bisogna sempre capire, non pensavo che i prati, ecco, potessero essere, ecco, il mio punto debole, il nostro punto debole, perché sui prati di Tivo sinceramente, ecco, ancora non riusciamo a fare l'impegno che abbiamo preso. Nel dettaglio, fra strade, scuole e opere infrastrutturali, la provincia di Teramo complessivamente ha 180 milioni da spendere e tanti ne ha già spesi. È stato un anno estremamente positivo per la provincia di Teramo, 40 milioni di investimento tra viabilità e edilizia scolastica, un dato estremamente importante, 160 milioni per la programmazione pluriennale che vedrà impegnata la provincia a realizzare importanti infrastrutture per i prossimi 5-6 anni. È sicuramente una iniezione anche di fiducia per il mondo imprenditoriale, aver immesso anche, dato la possibilità comunque al settore economico di poter risollevarsi con la crisi che abbiamo avuto del lockdown, soldi che comunque hanno creato dei benefici per la nostra provincia. Un 2021 in chiaro scuro a livello di difesa dell'ambiente, il WWF Abruzzo nel fare il bilancio dell'anno che sta per chiudersi parla anche di problema del parco Sirente Velino. Paolo Renzetti.
È tempo di bilanci anche per il WWF Abruzzo. Filomena Ricci, è stato un anno complicato, difficile, sono stati raggiunti diversi obiettivi, ma c'è anche qualcosa che non è andato per il verso giusto, come si suol dire? Sì, un anno che continua ad essere difficile, sicuramente non di facile approccio per tutti, anche per il mondo del volontariato. Purtroppo il 2021 per la nostra regione è stato un anno in cui ricordiamo il taglio dell'unico parco regionale, il Sirente Velino, il cui perimetro è stato ridotto con una delibera regionale. Il WWF insieme ad altre associazioni ha richiesto l'impugnativa al governo e adesso siamo in attesa dell'esito della consulta. Purtroppo questo segna una pagina scura per l'Abruzzo, che vuole essere una regione che punta alle aree protette e alla natura. Per fortuna c'è anche qualcosa di positivo, nel senso che vediamo nelle persone crescere la consapevolezza dell'importanza della conservazione dell'ambiente anche per il proprio benessere di salute, per stare bene, e vediamo che le nostre oasi, le riserve regionali, sono sempre molto attrattive e ospitano tantissimi visitatori. Per quanto riguarda il nuovo anno, il 2022, gli obiettivi del WWF nella nostra regione? Gli obiettivi del WWF sono sempre quelli di puntare alla conservazione della natura, quindi all'implementazione delle aree protette, per esempio a un'interlocuzione con il mondo dell'agricoltura, con il mondo venatorio, perché si faccia finalmente un calendario che non venga ogni volta impugnato e bloccato, ma che sia veramente rispettoso della fauna. Cercheremo di aumentare il numero di persone che ci aiuta, perché solo con tantissime persone, tanti volontari, riusciamo a fare, ad essere presenti nelle azioni che si fanno sul territorio. Chiederemo nuove programmazioni per la nostra regione, cioè che i fondi europei vengano veramente utilizzati per fare dei programmi più ampi di rilancio, anche per esempio abbiamo parlato della montagna, anche però pensiamo alla costa, dove purtroppo assistiamo ancora a progetti antichi, antiquati, di cementificazione, quando ci vorrebbe qualcosa di più innovativo per il rilancio di un posto unico come la Costa Verde dei Trabocchi. Bilancio di fine anno per il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, che questa mattina ha incontrato la stampa. Il primo cittadino ha annunciato che si ricandiderà al termine del suo mandato previsto per maggio 2022. Vediamo. Sindaco Castiglione, è stato un anno difficile il 2021, un anno condizionato dall'emergenza sanitaria. Lei oggi in conferenza stampa però ha elencato e ha rivendicato anche i successi della sua amministrazione, quello che siete riusciti a fare in quest'anno. Un lavoro costante che dal primo giorno, mettendo mano a un bilancio, a una macchina comunale che era un po' ingolfata, l'abbiamo sistemato, soprattutto appunto il bilancio, le casse comunali del comune, e siamo passati addirittura da un'anticipazione di cassa di 1,5 milioni nel 2017, oggi abbiamo un segno positivo di 4 milioni. Questo permette di avere una liquidità di cassa, permette di poter amministrare serenamente, di pagare chi fornisce servizi al comune addirittura con meno di 30 giorni di attesa. Questo è un grosso risultato, e questo poi con la macrostruttura che abbiamo riorganizzato ha dato dei frutti importanti: 15 milioni di investimenti in opere pubbliche, dai lavori nelle strade extraurbane, ai lavori nel centro urbano, nelle scuole, cimiteri, insomma nei servizi, nei beni. Insomma, abbiamo lavorato tantissimo, l'abbiamo fatto in piena pandemia, proprio cercando di lanciare quel messaggio di speranza e di fiducia ai cittadini con il lavoro e senza piangerci addosso. E noi siamo in attesa veramente con molta impazienza di questo finanziamento, perché credo che la funicolare, l'impianto di risalita che dalla pista ciclabile porteranno i ciclisti e i turisti ad Ortona Centro, credo che rappresenterà il fiore all'occhiello non solo di Ortona ma della Costa dei Trabocchi e della regione Abruzzo. A maggio scadrà il suo mandato, lei si ricandiderà sindaco di Ortona? Stiamo già lavorando per il futuro, portando avanti il nostro progetto civico, chiederemo alla città e ai nostri concittadini di dare continuità a questa amministrazione. Saranno ufficializzate domani durante l'ultimo consiglio comunale del 2021, ma Mario Nunes, sindaco di Roseto degli Abruzzi, ha voluto già questa mattina annunciare quali saranno le deleghe per i consiglieri che andranno ad affiancare gli assessori per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla coalizione Spazio Civico in campagna elettorale. Il servizio di Stefano Recanati.
Tempo, competenza e gioco di squadra. Su questi tre aspetti fondamentali si basa il lavoro della macchina amministrativa di Roseto, degli Abruzzi e del nuovo sindaco Mario Nunes. Il primo cittadino punta molto sul gioco di squadra e perciò, dopo aver assegnato deleghe agli assessori, questa mattina ha provveduto a conferire incarichi anche ai consiglieri di maggioranza. Oggi si completa, ma soprattutto parte in maniera più decisa, il nostro voler essere squadra. Oggi ufficialmente i miei consiglieri di maggioranza prendono in carico delle deleghe importanti, delle deleghe amministrative, delle deleghe che saranno appunto a supporto del sindaco stesso, che comunque rimane il delegato secondo quello che il TUEL in qualche modo impone, ma hanno una loro autonomia, hanno se non il potere di firma che non gli viene attribuito, ma il potere di essere operativi e di poter risolvere i problemi. Roseto è una città, la seconda città della provincia di Teramo, la prima della costa teramana e baricentrica, ha una grande potenzialità. Io credo che negli anni il non lavoro adeguato di chi invece ha ricoperto dei ruoli ha fatto perdere delle quote, ha fatto perdere delle, in qualche modo, delle potenzialità. Tra le deleghe torna a distanza di anni quella dei consigli di quartiere, assegnato a Vincenzo Addazzi di Casa Civica. Obiettivo: far entrare in municipio le esigenze delle contrade. Il problema delle frazioni a Roseto negli ultimi anni c'è molto stato. Mi sono sempre adoperato per le frazioni, infatti è stato, diciamo, lo slogan della mia campagna elettorale, perché ecco, mi sono sempre dato da fare con la squadra di Mario Nunes, e quindi diciamo che ecco, è una delega che io mi aspettavo e speriamo di andare avanti. Dopo settimane di confronto serrato si è conclusa con soddisfazione la lunga e laboriosa trattativa che in BPR Banca ha avuto ad oggetto il processo di armonizzazione dei trattamenti di secondo livello aziendali per i colleghi provenienti da UBI Banca e Intesa San Paolo su mobilità, assistenza sanitaria e fondi pensione. La trattativa inoltre ha definito le regole e le modalità attraverso cui dovrà avvenire la gestione delle uscite, sempre su base volontaria, attraverso l'utilizzo del fondo di settore, di una nuova e stabile forza lavoro giovane. Tutto ciò è stato possibile, ha affermato il segretario nazionale Unisin Valerio Fabi, grazie all'impegno forte, coeso e di qualità di tutte le cinque sigle sindacali di settore e dalla professionalità e lungimiranza dimostrata dai vertici e dai colleghi di relazioni industriali di BPR Banca. È uno dei migliori pianisti italiani della sua generazione, il nuovo direttore artistico del Teatro Marrucino di Chieti, un curriculum di alto profilo, quello di Giuliano Mazzocante, che promette spazio ai giovani e una programmazione di respiro internazionale. Vediamo il servizio. Il maestro Mazzocante succede a Ettore Pellegrino, che resterà fino al 2026 direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese e garantirà la sua vicinanza al Marrucino. Grande emozione, grande gioia, ma più di tutto grande senso di responsabilità, perché mi rendo conto che l'incarico che mi è stato dato mi richiede un impegno enorme, richiede altissima qualità. E richiede veramente che io faccia tutti gli sforzi possibili per rendere onore a un luogo, al luogo più prestigioso che noi abbiamo nella regione Abruzzo, questo teatro meraviglioso, il Teatro Marrucino, e in qualche maniera anche di lavorare per coinvolgere il pubblico, per rendere coinvolgente tutto ciò che verrà proposto, per rientrare in qualche maniera anche nelle case delle persone, riportarle in teatro il più possibile e possibilmente anche riportare i giovani. Nel segno della continuità, la scelta di Mazzocante deriva soprattutto dal suo profilo internazionale. Non vedo l'ora di poter in qualche maniera coinvolgere i partner internazionali che già mi accompagnano nelle varie stagioni concertistiche, nei vari eventi che durante l'anno si susseguono, diciamo, nelle varie programmazioni che mi interessano. Ma credo che sarà, spero che sarà abbastanza semplice, perché questa bomboniera così bella parla da sé. In qualche maniera riusciremo ad allargare i confini dall'Abruzzo a livello nazionale e ancora di più a livello internazionale. La teatinità ha trionfato, finalmente si è sfatato questo tabù nemo profeta in patria. Giuliano Mazzocante è un grandissimo artista, un grandissimo musicista, un grandissimo direttore che in questi anni ha dato tanto al teatro, è cresciuto in questo teatro e soprattutto la città di Chieti, e meritava questo coinvolgimento, questo incarico e questa fiducia che gli è stata voluta tributare dal Consiglio di amministrazione, che ha deciso in piena autonomia questa nomina. La pagina dello sport: ripresa degli allenamenti il 1° gennaio per il Pescara. Sul fronte mercato si avvicina il centrocampista Carlo De Risio dal Bari, già fortemente voluto in estate dall'allenatore Auteri. Il servizio.
Sarà un capodanno di ritorno al lavoro per il Pescara. Proprio sabato 1 gennaio i giocatori si ritroveranno agli ordini di Gaetano Auteri per iniziare a preparare la seconda parte della stagione. Prima tappa il match casalingo con la Carrarese di sabato 8 gennaio, partita nella quale mancheranno gli squalificati Iannes e Pompetti, e potrebbe essere un Pescara già con qualche ritocco di mercato che aprirà ufficialmente i battenti lunedì. Carlo De Risio è il primo regalo che Auteri potrebbe scartare per il 2022. Le parti sono vicinissime e il centrocampista molisano di Montenero di Bisaccia conosce bene i dettami del tecnico siciliano che già lo aveva inseguito in estate. Resta un problema: De Risio non ha in pratica giocato nella prima parte della stagione e dovrà riguadagnare una condizione importante. Inizialmente finito fuori lista a Bari, ai primi di novembre è stato reintegrato per sostituire l'infortunato Di Cesare. Da allora appena 7 minuti giocati contro la Vibonese un mese e mezzo fa, per il resto tanta panchina. De Risio in lista è destinato a prendere il posto dell'ivoriano Seriki Sanogo, mai impiegato in campionato da Auteri. Con Valdifiori, difficilmente cedibile per l'alto ingaggio, resta da verificare la posizione di Rizzo, che in caso di proposte può partire, avendo deluso molto nelle scorse settimane. In avanti priorità alle uscite. Per Cristian Galano resta aperta la pista Avellino, come resta aperta l'ipotesi di scambio col centrocampista degli Irpini, Salvatore Aloi. Tuttavia l'Avellino monitora altre situazioni: Morosini dell'Entella, anche qui scambio con Aloi, e Ceccarelli del Catania. Su Galano potrebbe tornare forte il Cosenza, che già aveva fatto più di un tentativo in estate, magari mettendo sul piatto il centravanti Luca Pandolfi per uno scambio. Altri giocatori in uscita sono Guido Marilungo e Miloš Bocic. L'attaccante marchigiano di proprietà della Ternana è finito nei radar del Mantova, mentre l'esterno serbo, in uscita con la formula del prestito, potrebbe tornare in patria. Interessa al Kolubara. Su Bocic c'è anche l'interesse dell'Albino Leffe, girone A di Serie C. In difesa c'è Frascatore in uscita. Il Teramo ha chiesto informazioni, ma non ci sono al momento presupposti per un approdo in biancorosso. Incontro in mattinata a Roma tra i soci del Teramo Calcio e l'amministratore giudiziario del patrimonio dei fratelli Ciaccia, la commercialista Claudia Capuano. Presenti l'amministratore delegato Massimo Chierca in rappresentanza del 60% e il presidente onorario e ora socio di minoranza Franco Iachini. Le parti si sono date appuntamento a gennaio per un altro confronto per capire meglio come gestire l'operatività del club. La squadra intanto da lunedì ha ripreso a lavorare. Presente in gruppo anche il centrocampista Cosimo Forgione, che arriva dal Fiuggi e che, se non ci saranno intoppi, firmerà il contratto col Teramo la prossima settimana. Circa gli altri fronti, fase di stand-by proprio per capire in maniera più compiuta i margini di manovra della società. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.